attraversare vari paesi, allora attraversiamo più internamente una questione, diciamo, molto più a partire da uno sforzo, che è quello che fa Teatri di Vita, che è uno sforzo produttivo, cioè al contrario delle altre occasioni in cui i vari cuore, appunto, consentivano, vuol dire, si caratterizzavano per l'ospitalità di spettacoli dall'estero, questa volta il cuore di Medea si caratterizza per una produzione di Teatri di Vita centrata su un testo di Antonio Tarantino, che probabilmente conoscete, è uno dei maggiori drammaturghi italiani contemporanei, che si titola Cara Medea. Attorno a questo testo, diretto e interpretato da Francesca Ballico, che ho qui al mio fianco e che poi interverrà sul suo spettacolo, attorno a questo evento, che tra l'altro è non solo appunto una produzione di Teatri di Vita, ma è anche la prima rappresentazione teatrale di questo testo, attorno a questo abbiamo provato a dare altri spunti, a concedere altri spunti, sempre con l'idea della curiosità, della particolarità, non solo in scena, e non solo quella più prevedibile in qualche modo, ma come dire, ineludibile, che è la Medea di Pasolini, e quindi lo scontro fra arcaico e modernità, ma anche altre tre Medee davvero molto molto particolari che rappresenteranno per il pubblico uno davvero personaggio portante di questa Medea così particolare, la Medea di Tarantino. Certo, il paragone con Pasolini nasce spontaneo, sentiamo anche questo argomento dalla attrice e regista Francesca Ballico. Ci dica allora, pensa che la Medea di Pasolini possa influenzare la chiave di lettura di questa di Tarantino? Direi di no, ovviamente la Medea di Pasolini è un film straordinario, la Callas è magnifica, non si trovano aggettivi per questo, ma questo ha una chiave diversa. La Callas è maestoso l'essere barbaro. Questa Medea invece parla più di migrazioni, forse un po' più, sempre straniere, ma più vicine a noi, meno misteriose, perché sono confini proprio adiacenti alle nostre terre.